Ciao, buongiorno, ben arrivati. Io sono Gianfranco Andriola, vi tengo compagnia per il primo minuto, i primi minuti di questo webinar. Qui accanto a me vedete Federico Anghelè, che è uno dei relatori di oggi, che ha fatto una rapidissima comparsa in webcam. Vedo che scrivete buongiorno, quindi suppongo che mi sentiate e non ci sono problemi video e che la connessione è robusta e tutto funziona perfetto. Settimana dell'amministrazione aperta, terzo giorno, ciclo di webinar dedicato ad approfondire i temi dell'imminente prossimo quarto piano d'azione Open Government Partnership che copre gli anni 2019-2021. Io vi tengo giusto compagnia per qualche minuto per parlarvi di un'iniziativa in senso più ampio e poi di fare un piccolo focus sul webinar di oggi. Chi ha già sentito le puntate precedenti di questi appuntamenti toccherà sentire ancora una volta una introduzione del tutto simile a quella dei 2 giorni già trascorsi, per questo mi scuso, però ne approfitto semplicemente per dirvi molto rapidamente che la settimana dell'amministrazione aperta è un momento in cui la pubblica amministrazione propone delle iniziative che possono essere interessanti, possono divulgare i temi trattati dalla pubblica amministrazione incentrati sul governo aperto, quindi partecipazione, quindi accountability, trasparenza, open data, tutte le tematiche proprie di Open Government Partnership. Il punto di partenza della settimana del Anzi, meglio, il punto di convergenza della settimana dell'amministrazione aperta è questa pagina qui, la trovate su opengov.it/sa e qui vengono caricate da tutte le amministrazioni che aderiscono alla settimana dell'amministrazione aperta le proprie iniziative. Insieme compongono questa mappa, che in realtà credo dovrebbe essere anche aggiornata con qualche altra iniziativa. Al momento credo abbiamo superato le 350 iniziative, tutte sviluppate nell'arco di questa settimana e tutte dedicate appunto a raccontare quello che fa la pubblica amministrazione, quello che sta facendo la pubblica amministrazione sui temi del governo aperto. È interessante al di là del momento, al di là del fatto che la pubblica amministrazione in questo caso non agisca come singoli enti, ma in qualche maniera come unico soggetto che si coordina con se stesso e riesce a offrire all'esterno una visione comune, una visione orientata appunto alle tematiche proprie di Open Government Partnership in Italia, che sono quelle che caratterizzeranno ancora una volta il piano. Ne approfitto solo per dirvi rapidissimamente che siamo particolarmente orgogliosi. Questa è la terza edizione della settimana dell'amministrazione aperta, è un'iniziativa che è nata in Italia, è nata con Open Government Partnership Italia ed è piaciuta talmente tanto a Open Government Partnership Internazionale da replicarla a livello mondiale. Quindi in questo momento la settimana dell'amministrazione aperta è in Italia ed è in tutto il mondo. La versione internazionale dell'Open Go Week la trovate su questo sito qui e in questa mappa potete più o meno dare un'occhiata a tutti i paesi che in questo momento al pari dell'Italia aderiscono a questa iniziativa e quindi esattamente come sta avvenendo qui da noi in tutti i paesi che vedete colorati in quella specie di arancione un po' più chiaro, stanno avendo iniziative del tutto simili alle nostre. Ripeto, ci fa particolarmente piacere, pensavo potesse anche essere interessante raccontarvela. Nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, in particolare lunedì mattina, credo che Maria Barillà, capo dipartimento Dipartimento della Funzione Pubblica, abbia lanciato il terzo piano OpenGov Champion, in questo caso è dedicato alle pubbliche amministrazioni. Questa pagina non mi dilungo troppo perché magari su questo faremo un webinar di approfondimento. Comunque sulla pagina opengov.it/premio potete trovare tutte le informazioni che servono a candidarsi per il premio. Soprattutto lo dico a chi di voi lavora in una pubblica amministrazione e porta avanti iniziative incentrate sui temi propri del governo aperto, può concorrere al pari di tutte le pubbliche amministrazioni italiane al premio. È semplicemente un momento per, come dire, dare visibilità alle buone pratiche che stanno avendo in Italia su questi temi. Vi dicevo, in questi 7 giorni abbiamo pensato potesse essere utile raccontare quelli che sono gli aspetti principali, i temi principali dell'imminente nuovo piano di OpenGov. Siamo stati fortunati da questo punto di vista, nel senso che c'è coincidenza di date, il nuovo piano viene pubblicato
viene esposto a consultazione pubblica alla fine di questa settimana, credo che parta venerdì questo la consultazione pubblica, e quindi in funzione della pubblicazione del nuovo piano abbiamo pensato potesse essere utile raccontare quello che c'è lì dentro, dando voce alle persone che in questo momento l'hanno scritta da un lato, e dando voce ugualmente all'Open Government Forum che in qualche maniera fa da contraltare rispetto alle proposte della pubblica amministrazione, monitora quello che sta avvenendo. Ed è forse uno degli aspetti più interessanti dell'intera iniziativa di Open Government Partnership, che pubbliche amministrazioni da un lato e associazioni dall'altro riescono, come dire, a sedersi allo stesso tavolo e dialogare. Su questo magari Federico nella conclusione nell'intervento conclusivo di oggi ce lo racconta un po' meglio. Abbiamo pensato potesse essere utile raccontare il piano secondo quelle che sono gli aspetti principali, secondo quelle che sono le tematiche principali trattate, quindi abbiamo avuto lunedì con Marco Marrazza, Ernesto Belisario e Isabella Mori, un'introduzione generale al piano e al percorso del piano. Ieri abbiamo parlato di trasparenza open data con Valentina Albano del Dipartimento della Funzione Pubblica, Gigi Cogo della Regione Veneto, e Fabio Teramo che ci ha raccontato la parte sul registro dei portatori di interesse. Oggi parliamo di partecipazione e accountability e domani ultimo di questi quattro webinar è dedicato a cittadinanza e competenze digitali. Le iniziative sono tante, come format co più o meno sullo stesso sistema a cui vi siete iscritti al webinar di oggi, potete anche vedere altri webinar che si svolgono sempre in questi giorni dalle 12 all'1, sono webinar più orientati ai temi del digitale. Sapete, è stato pubblicato ieri sera, avant'ieri sera credo, l'ultima versione del piano triennale 2019-2021 da Agid e Team Digitale, il piano che copre gli aspetti della pubblica amministrazione digitale in Italia per i prossimi anni. In qualche maniera c'è forte coincidenza di temi tra Open Government Partnership e questo piano, quindi può essere una buona occasione provare ad approfondire quello che sta succedendo anche con i webinar che ripeto, vanno in onda dalle 12 all'1. Venendo al webinar di oggi, mi avvio verso la conclusione di questa pochi minuti di introduzione. In questo momento in aula siete abbondantemente superati le 200 persone, quindi ancora una volta ci fa molto piacere sapere che non solo siete come dire, interessati a quello che succede, ma siete anche estremamente puntuali. E, il primo intervento di oggi è di Salvatore Marras, che è qui di fronte a me, ci racconta come il piano declina il tema del supporto alla partecipazione, che è uno degli asset principali di OGP. Subito dopo abbiamo l'intervento di Alessandra Barberi e Aurelio Lupo dedicato alla semplificazione e alla performance. Chiude il webinar di oggi Federico Angelè che ci racconta Open Government Partnership, ci racconta l'Open Government Forum e il suo punto di vista sulle tematiche trattate. Io devo dirvi giusto due cose tecniche prima di passare la parola a Salvatore. Potete continuare a usare la chat che avete usato fino adesso per porre domande ai nostri relatori, poi in qualche maniera ci occuperemo noi, staff formats, di riproporli alla conclusione dei rispettivi interventi. Questa è la pagina di cui vi siete iscritti, di qui a un pochetto il mio collega Gianluca Finito pubblicherà le slide dei relatori che useranno i relatori durante le loro esposizioni. È sempre qui questo pomeriggio credo verrà pubblicata la registrazione integrale embeddata come video da YouTube lì sotto il titolo del webinar. Ve lo dico nel caso in cui volete girare questi contenuti a qualche vostro collega o volete diffonderli sui social o semplicemente per dirvi che come da tradizione cerchiamo di essere open government sia nella teoria che nella pratica, nel senso tutto quello che facciamo cerchiamo di renderlo disponibile in formato aperto e accessibile a chiunque. Ultimissima cosa, la settimana dell'amministrazione aperta è estremamente dinamica, in questi giorni si aggiungono nuove iniziative, succedono molte cose, si dà visibilità a quello che sta avvenendo, quindi certamente la pagina del sito OpenGov che vi ho mostrato prima è il miglior approdo, il miglior punto di partenza. Per restare aggiornati invece su tutto quello che sta su succedendo sostanzialmente in tempo reale, vi rimando all'account Twitter OpenGov Italy, lo trovate al link che è in basso in questa slide, che credo sia attivo, sì lo è, e quindi questo è probabilmente il modo migliore per stare aggiornati su tutto quello che sta succedendo. Io ho preso 10 minuti tondi, voi siete 223, Salvatore,
ti chiederei di aprire anche il tuo microfono e io chiudo il mio, ti lancio la tua registrazione. Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti. Mi fa piacere portare in questo webinar proprio una delle azioni del piano che l'Italia sta preparando per l'Open Government Partnership, perché è un'azione che ci interessa particolarmente, tratta il tema della partecipazione e dell'accountability, e su questo argomento il Formez in questi anni ha investito molte risorse in diversi progetti. Questa azione ha in sostanza l'obiettivo di fare in modo che i meccanismi di partecipazione e di consultazione pubblica diventino una prassi più consolidata e diffusa. Questo testo è preso direttamente dall'introduzione di questa azione del piano GP. Sostanzialmente dice che c'è un obiettivo di apertura, di allargamento delle forme di consultazione a tutte le amministrazioni, a tutti i cittadini, questo anche per recuperare un clima di fiducia nelle istituzioni per quanto riguarda i processi decisionali, per dare anche spazio e risposta alla voglia e al desiderio che c'è di impegno individuale e di apertura nei confronti della pubblica amministrazione, per ridurre i conflitti, soprattutto sul territorio, quando i soggetti in qualche modo interessati alle politiche e alle decisioni non vengono coinvolti, e fare in modo che comunque il processo di partecipazione sia concreto e che quando un cittadino partecipa ci siano conseguenti decisioni e azioni che tengano conto della sua partecipazione. Il piano prevede delle azioni ben precise e parte in fondo da una considerazione che è un po' sotto gli occhi di tutti. In Italia non è che non si fa partecipazione, ci sono diverse azioni di consultazione, spesso però queste azioni sono in qualche modo singole, isolate. Sotto ho ripreso un po' delle pagine di diverse azioni che il Formez ha realizzato con amministrazioni diverse. Che cosa accade? Questa sporadicità, questa casualità delle consultazioni non dà un senso reale e concreto di partecipazione. La linea ha previsto anche un'azione che riguarda gli strumenti e dico per chi sicuramente fa una giusta osservazione, che sappiamo benissimo che il problema non sono gli strumenti, i processi di partecipazione devono essere progettati, definiti e quando funzionano non hanno nemmeno bisogno di strumenti online, si realizzano e accadono incontrando le persone e lavorandoci insieme. Però è anche vero che dei buoni strumenti possono abilitare una buona forma di consultazione. Quindi nell'azione è previsto un'attività che cerchi anche di superare questa separazione degli strumenti, che poi cosa sono strumenti che consentono di commentare e condividere i testi. Gianfranco ha anticipato che da venerdì ci sarà la consultazione proprio sul testo del quarto piano d'azione nazionale per l'open government, strumenti che consentono di raccogliere idee, proposte, insomma l'ideario, o anche progetti, strumenti che consentono di generare questionari e quindi raccogliere, commenti, preferenze, indicazioni, o strumenti che consentono di organizzare un colloquio, un dialogo continuo anche in presenza. Quindi la linea ha deciso di promuovere presso tutte le pubbliche amministrazioni, attraverso diverse iniziative,
questa azione di miglioramento della capacità di realizzare consultazioni pubbliche. Verrà aperto un portale dedicato che diventa il punto di accesso unitario alle consultazioni della pubblica amministrazione, quindi un luogo dove tutti possono trovare tutte le consultazioni ai diversi livelli di governo. Sì, favorirà un miglioramento degli standard di qualità per le consultazioni pubbliche, in particolare pensando che la consultazione deve essere un processo che passa attraverso diverse fasi, non deve essere semplicemente l'esposizione, di un questionario o di un momento, puntuale di raccolta di commenti su un testo. Verranno costruite delle linee guida partendo, dalle migliori esperienze internazionali, verrà messo a disposizione un software open source per le consultazioni, in modo che questo consenta anche ai cittadini, agli utenti, di avere esperienze di partecipazione online che siano omogenee, indipendentemente che siano consultazioni proposte dalla PA centrale o da una regione o da un ente locale. Verrà attivato un help desk di supporto e attività di formazione per i dipendenti pubblici che vogliono avviare azioni di consultazione online e verrà anche promosso un percorso di confronto tra amministrazioni e cittadini attraverso diverse consultazioni che verranno direttamente gestite nell'ambito di questo progetto. L'amministrazione responsabile di questa linea è la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso i Dipartimenti della Funzione Pubblica e il Dipartimento per le Riforme Istituzionali, che collaborano proprio con un'iniziativa comune nella quale mi fa piacere anche dire che il Formez è parte attiva e che contribuisce anche con risorse proprie alla realizzazione di questo progetto e sono coinvolte comunque anche altre amministrazioni, il Ministero della Salute, il Comune di Roma, le Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto. Cosa accadrà in particolare dal punto di vista della piattaforma? Questa è una tematica sulla quale stiamo lavorando ed è quello di pensare a uno strumento che sia utilizzabile in maniera più o meno autonoma sia da parte del governo, sia da parte delle regioni, sia da parte dei comuni. L'ideale sarebbe che ci sia, come dire, un movimento generale che attiva delle forme di partecipazione dei cittadini a ogni livello di governo e che consenta ai cittadini anche di muoversi da un sito all'altro senza dover cambiare l'esperienza utente, senza dover magari cambiare nemmeno il proprio account, perché se si usa Speed si può entrare in diversi ambiti e diversi servizi online in maniera molto più rapida. Quindi una forma di omogeneizzazione delle modalità di consultazione online che renda tutto più facile. Quindi sarà una piattaforma che sostanzialmente cercherà di mettere insieme quegli strumenti che finora sono stati usati in maniera isolata e autonoma. Quindi sarà una piattaforma che consentirà di commentare dei testi, di raccogliere proposte, idee e progetti, di realizzare sondaggi e questionari e di partecipare o in qualche modo mostrare la volontà di essere coinvolti in iniziative ed eventi di consultazione. Questo lavoro è un lavoro già in corso, stiamo facendo delle analisi, delle valutazioni e in particolare quello che stiamo facendo è anche di studiare dei casi nei quali si realizzano delle azioni di consultazione online per capire anche quali sono le prassi migliori. Ho preso questa della municipalità di Pamplona perché qua è proprio l'esempio di come una consultazione deve essere progettata e gestita nel tempo, quindi ogni consultazione avrà più fasi durante le quali si possono anche combinare più strumenti. Normalmente si inizia con una fase di informazione e di coinvolgimento per arrivare poi alle fasi finali che dovrebbero essere quelle di dar conto degli esiti della consultazione. Vi abbiamo coinvolto, che cosa, qual è il risultato? Oppure esperienze come quella della città metropolitana di Lille, che sempre una piattaforma simile raccoglie informazioni attraverso, in questo caso, un questionario online che riguarda il sistema dei trasporti, ma che in ogni caso nell'ambito di questa
di questa consultazione ha usato anche forme diverse di raccogliere le proposte e le idee dei cittadini. Ho il caso della Municipalità di Barcellona che lavora molto sul territorio, quindi usa la piattaforma online anche per dar conto degli incontri e delle attività che accadono nei dipartimenti, nei mercati, nelle piazze. O per finire, esempi come quello della città di Helsinki che ha realizzato un sistema di bilancio partecipativo sui quartieri dove ogni quartiere ha una sua pagina dedicata alle azioni di coinvolgimento dei cittadini, dove è anche chiaro quando inizia il processo, quando finisce e qual è il momento in cui si trova questa consultazione. Insomma, per sintetizzare, è un lavoro che sta partendo ora e che presto diventerà in qualche modo più operativo, mettendo a disposizione nuovi strumenti non solo per i cittadini, ma anche per le amministrazioni che vorranno riusarli. Io mi fermo qua, passo la parola a Gianfranco, che introduce il successivo intervento. Salvatore, grazie mille. Chiedo ad Aurelio di aprire la sua webcam, anzi la loro webcam, sono un intervento in due. Ne approfitto per dirvi prima di ok, vi posto due cose. In chat in questo momento c'è un link diretto alla piattaforma di cui ha parlato Salvatore, che è desidim.org, potete avere un po' di informazioni. Volevo anche dirvi, ricordarvi che a conclusione del webinar troverete tutte le slide dei nostri relatori di oggi sulla piattaforma 20PA, sulla stessa pagina da cui vi siete iscritti. Adesso magari vi ridò il link alla pagina puntuale. Aurelio, Alessandra, se ci siete, io riporto la Sì, vostra ci siamo. presentazione all'inizio. Potete scorrerla, vi ricordo, da quei tastini in basso a sinistra, in maniera tale da andare su di slide in slide, magari è un po' più comodo sia per voi che per i partecipanti. Vi lascio la parola. Allora, Salve, buongiorno. buongiorno, buongiorno a tutti. Noi siamo del Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare l'Ufficio per la Valutazione della Performance. L'Ufficio Valutazione della Performance, in particolare, proponeva questo programma dell'Open Data tre azioni in particolare, tre proposte. Riguardanti la prima, Scusami, perdonami Alessandra, intervengo a voce solo per dirvi che il vostro audio è davvero molto molto basso. Nella prova che avevamo fatto prima mi sembrava si sentisse un po' meglio, non so se è cambiata qualche impostazione. mi sentite meglio Siete sempre un po' bassini? adesso? Adesso meglio, adesso meglio. Sì, abbiamo semplicemente avvicinato. Forse abbiamo Ok. Però è strano perché io sento Aurelio molto bene, invece a te Alessandra ti sento un po' bassa. alzare un po' la voce. Devo alzare la voce forse, Perfetto, ecco, perfetto, perfetto, adesso con la ti voce un po' sentiamo bassa io. bene. Bene, allora Ok, intanto grazie. buongiorno a tutti. Ecco, noi siamo del Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare l'Ufficio Valutazione della Performance. E tre azioni noi abbiamo proposto nell'ambito di questo programma dell'Open Government, in particolare azioni che riguardano la semplificazione, la trasparenza, sempre in un'ottica di accountability e trasparenza. Ma per andare quindi al nocciolo del nostro tema, vorrei cominciare con la prima azione che riguarda la transizione digitale dei piani della performance. Però per introdurvi questo elemento, vorrei anche dirvi, spendere due parole su quello che è uno strumento l'ufficio valutazione della performance del Dipartimento, è il portale della performance. Il portale della performance noi abbiamo ereditato da ANAC, quando appunto quelle materie, voi sapete, in stato di valutazione e misurazione della performance, sono transitate da ANAC al Dipartimento della Funzione Pubblica. Pertanto, il portale, che inizialmente aveva soltanto una funzione di contenimento di documenti, via via si è accresciuto, è diventato un portale
anche interattivo. Devo sentire, devo parlare più forte. Mi dispiace. Mi Meglio, meglio, sentite? molto meglio adesso, molto meglio adesso. Ecco, ok, sì, scusatemi. Quindi il portale della performance è uno strumento per l'ufficio della valutazione performance, quindi per il dipartimento, per monitorare lo stato di attuazione di tutte le disposizioni del decreto legislativo 150 del 2009, mi riferisco alla legge Brunetta e alle successive modifiche. Quindi è un portale che sempre creato e sviluppato in un'ottica di accountability e trasparenza, contiene, sicuramente lo conoscerete, ma vorrei soltanto spendere due parole per dirvi come funziona e quello che contiene. Contiene sia una parte le informazioni relative al monitoraggio stesso della 150, quindi vengono pubblicati i piani delle performance. Attualmente ci sono 96 piani della performance delle amministrazioni. Ci sono pubblicati sul portale 146 sistemi di misurazione e valutazione della performance. E chiaramente il Dipartimento svolge anche un'azione di monitoraggio su quelle amministrazioni che pubblicano con ritardo il piano della performance. Il termine è il 31 gennaio, come sapete, di ogni anno. Ma ci sono tante altre informazioni fondamentali. Una tra queste sicuramente è che dal 10 gennaio 2017 è stato istituito presso il Dipartimento l'elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione. Quindi le persone che si possono iscrivere in questo elenco possono partecipare alle procedure di selezione pubblica per la nomina di OIV. È un elenco particolarmente importante perché questo vi dicevo, perché è completamente digitale, è completamente, come dire, la iscrizione avviene non più, ovviamente siamo arrivati a un livello di digitalizzazione totale anche dell'iscrizione, abbiamo oltre 5.000 iscritti. Il portale contiene anche gli avvisi di selezione che vengono la cui pubblicazione viene richiesta dalle amministrazioni e sono circa dal 10 gennaio 2017 circa 550 e oltre avvisi di selezione pubblica e anche questa pubblicazione avviene online tramite una piattaforma dedicata e guidata. Quindi diciamo che il portale si muove, ecco, in un'ottica di aiuto all'utente soprattutto e all'amministrazione. Tornando brevemente all'inizio, quello io vi ho introdotto il tema, quindi che è la transizione al digitale, ho detto all'inizio, dei piani della performance, sarà il futuro prossimo, perché il portale della performance è stato, all'inizio, ereditato da ANAC e poi via via trasformato, è stato trasformato tramite con una convenzione con il CNR e attualmente avremo un nuovo partner tecnologico con il quale abbiamo sottoscritto un contratto a dicembre 2018 e tra le prossime trasformazioni e quindi il futuro del performance sarà quello di prevedere dei format digitali per la predisposizione dei piani delle performance, quindi di aiuto alle amministrazioni, ma che saranno anche diversificati a seconda della tipologia e dimensione dell'amministrazione. Quindi si vuole aiutare le amministrazioni, guidarle e disporre noi un format che sia per tutti disponibile, per le amministrazioni. E quindi sia di utilità chiaramente, sempre in un'ottica chiaramente di trasparenza. Questo è il prossimo futuro. Per quanto riguarda poi tutte le altre due proposte che il Dipartimento ha sottoposto nell'ambito dell'Open Government, quindi la possibilità di abbiamo lavorato su una
disposizione di indicatori comuni, di cui vi parlerà Aurelio, e anche quelle che potrebbero essere delle linee guida per gli utenti, per quindi i cittadini, gli utenti finali, migliorare la partecipazione dei cittadini al ciclo della performance. Io passerei la parola ad Aurelio che andrà con il secondo argomento, gli indicatori. Aurelio, mi prendo solo un istante per chiederti una cortesia. Se potessi, è buffo perché voi sembra che abbiate un microfono direzionale tarato al centimetro, nel senso che basta spostare pochissimo a sinistra o a destra e si perde l'audio. Ti chiederei esatto di parlare così come sei adesso. Va bene, spero che non avere problemi. Allora, per quanto riguarda le due successive linee di attività, per quanto riguarda, diciamo, i principi sottostanti, anche, diciamo, alla prima linea di attività di cui ha parlato, Alessandra, c'è sempre quella delle esigenze di sistematizzare tutte le informazioni e quindi anche di semplificare il patrimonio informativo per quanto riguarda il ciclo della performance. Proprio perché è un'esigenza che spesso le amministrazioni ci hanno rappresentato, spesso, come si dice anche in letteratura, un'eccessiva presenza di informazioni porta poi paradossalmente ad andare contro ai principi della trasparenza e dell'accountability. Per questo ci tenevamo particolarmente nell'indirizzare queste linee di attività verso l'obiettivo appunto della semplificazione. Questo come cappello appunto anche al secondo argomento che mira ad affrontare come problema quello della disomogeneità nella rappresentazione e misurazione della performance e la scarsa confrontabilità di queste delle misure che utilizzano le amministrazioni tra le amministrazioni stesse, senza la possibilità appunto di fare benchmarking. A questo, diciamo, per rispondere a questo problema, il nostro impegno è quello proprio di condividere con l'amministrazione, una batteria di indicatori comuni di performance. Sarebbe un piccolo esempio di, sistema nazionale di misurazione della performance. Ad oggi, diciamo, si tratta di una sperimentazione, è quello che ci siamo rivolti semplicemente a quelle che sono le funzioni di supporto, quindi indicatori comuni di performance relative alle funzioni di supporto dell'amministrazione. Siamo nell'ambito della performance organizzativa, proprio per misurare dei fenomeni relativi ai servizi affari generali, quindi non quelli che rappresentano i core business dell'amministrazione, ma quelli che sono funzionali a quest'ultime, proprio per il miglioramento qualitativo dell'organizzazione, nonché all'efficacia nell'impiego delle risorse. Da dove nascono questi indicatori su cui adesso, su cui nella successiva slide appunto farò un maggior approfondimento? Innanzitutto attraverso dei co-working lab che abbiamo organizzato con un campione di amministrazione al fine di omogeneizzare terminologie, di individuare dei macroprocessi, comprendere all'interno di questi macroprocessi quali sono le dimensioni più rilevanti, se l'efficienza o se l'efficacia, e far sì che l'amministrazione stessa propongano indicatori per misurare appunto l'efficienza e l'efficacia di questi macroprocessi. Poi, tali indicatori comuni sono stati anche determinati sulla base dei principali benchmark normativi e amministrativi, che già di per sé già a volte individuano degli indicatori, ad esempio lo smart e dei target, ad esempio sullo smart working e sul telelavoro, le norme definiscono un benchmark del 10% del personale interessato in queste forme di lavoro agile. Poi, per sempre in un'ottica di semplificazione, abbiamo anche messo a sistema le indicazioni che la Ragioneria Generale dello Stato fa sulle note integrative e propone, e quindi sugli indicatori che la Ragioneria Generale dello Stato propone
nell'ambito delle note integrative per quanto riguarda la missione 32 relativa appunto ai servizi degli affari generali, in maniera tale da non chiedere all'amministrazione varie misurazioni fatte magari in un modo diverso e quindi a sua volta anche di semplificare e mettere a sistema ciò che già viene proposto da altre amministrazioni. Per finire poi ad alcuni indicatori che sono stati definiti nell'ambito di un gruppo di lavoro tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e AGID che riguardano proprio la digitalizzazione dei servizi, sia rivolti all'esterno, quindi all'utente esterno, sia rivolto all'utente interno, che interessano proprio i responsabili per la transizione digitale, la nuova figura che è prevista dal CAD. Nella successiva slide, in questa slide appunto rappresentiamo quelle che sono le quattro aree e i relativi indicatori. Stiamo parlando di 34 indicatori comuni, in particolare relativi ai processi di gestione delle risorse umane, ai processi di gestione degli approvvigionamenti e degli immobili, ai processi di gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione, e questi sono proprio gli indicatori che sono stati definiti nell'ambito del gruppo di lavoro con AGID, e i processi di gestione della comunicazione e della trasparenza. Su questo indicatore è stata emessa, naturalmente non mi dilungherò sugli aspetti tecnici relativi ad ogni singolo indicatore. C'è stata una prima fase di condivisione della metodologia con le amministrazioni, è stata emessa una nota metodologica e a partire da gennaio si è avviata questa sperimentazione. Questa sperimentazione che avrà compimento a gennaio del 2020, quando le amministrazioni ci avranno fornito diciamo, sia i dati in termini di misurazione di queste informazioni, di questi indicatori, sia anche dell'osservazione, dei feedback per quanto riguarda l'applicabilità e l'uso di questi indicatori, per poi, diciamo, calarli all'interno del ciclo della performance. Quindi una grande operazione di omogenizzazione e di supporto all'amministrazione per rafforzare la misurazione di determinati fenomeni considerati rilevanti sia in termini di priorità politica o in termini appunto o perché c'è proprio una norma che lo stabilisce o perché ci sono delle programmazioni a livello nazionale che rendono rilevante appunto la misurazione di tali fenomeni e quindi diciamo dare anche la possibilità al Dipartimento e alle amministrazioni di confrontarsi e di realizzare dei benchmark per il miglioramento dei servizi appunto in questo caso relative alle funzioni di supporto. Un piccolo approfondimento per quanto riguarda i 12 indicatori individuati per quanto riguarda sulla digitalizzazione. Su questo, appunto, ripeto, è stato un gruppo di lavoro creato tra DFP, a cui ha partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica e AGID, ad individuare questi indicatori che serviranno ai responsabili per la transizione digitale a misurare il livello di digitalizzazione nella propria organizzazione e a utilizzarli come leve per il miglioramento organizzativo. Dalla misurazione da questo patrimonio informativo, naturalmente, si potrà ricavare diciamo quella che è la base conoscitiva per implementare e migliorare il ciclo della performance, in questo caso per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi, e sviluppare una progettualità all'interno delle organizzazioni per digitalizzare i servizi. Il termine progetto è anche una delle dimensioni, il progetto è anche una delle dimensioni che le ultime linee guida che abbiamo rivolto sui piani della performance dell'amministrazione, e
enfatizzano come unità elementare dalla quale partire per creare delle linee di attività all'interno dell'organizzazione e misurare quindi poi lo stato di avanzamento e risultati raggiunti. Le successive slide, appunto, approfondiscono ancora di più i singoli indicatori. Non mi dilungo, diciamo, su ogni singolo indicatore per una questione di tempistica. Queste slide, appunto, come era stato anzi detto, appunto, saranno rese a disposizione. Ma comunque gli indicatori, per fare solamente alcuni cenni, riguardano l'utilizzo di SPID all'interno per quanto riguarda i servizi rivolti al cittadino, perché c'è proprio una politica pubblica in tal senso, quello di renderlo come l'unico strumento attraverso cui il cittadino potrà accedere ai servizi. Poi il livello di servizi, cioè il numero di servizi che sono offerti in una modalità full digital, l'utilizzo di Pago PA per quanto riguarda i servizi a pagamento, e l'utilizzo dei domicili digitali, anche qui c'è una norma, c'è il CAD che ne definisce gli obiettivi, e anche l'utilizzo degli open data da parte della pubblica amministrazione, sulla base anche di un monitoraggio che fa anche Agid. Poi, per quanto riguarda i processi interni, il numero di dipendenti che hanno iniziato almeno un'attività formativa in corso d'anno, quindi per quanto riguarda proprio le competenze digitali, quindi per quanto riguarda la formazione interna e l'organizzazione sul digitale. Poi, la dematerializzazione delle procedure. Un indicatore sull'utilizzo della banda larga, un indicatore per quanto riguarda l'utilizzo della firma digitale, un indicatore per quanto riguarda il livello degli investimenti in ICT realizzato dalle organizzazioni. Ripeto, queste sono delle leve che i responsabili per la transizione digitale potranno utilizzare per rafforzare i processi di digitalizzazione all'interno dell'amministrazione. Naturalmente, in questo caso, dal punto di vista della misurazione. Bene, passo all'ultima linea di attività che abbiamo individuato e che abbiamo inserito nell'ambito dell'azione 8, semplificazione e performance, che nasce da una problematica che è quella della scarsa accountability orientata al cittadino e la poca valorizzazione dell'efficacia percepita nell'ambito del ciclo della performance. A questo, diciamo, la soluzione individuata è quello di realizzare una raccolta delle best practice già esistenti, l'elaborazione di linee guida che per supportare dal punto di vista metodologico e anche per proporre delle governance specifiche alle amministrazioni per appunto potenziare il coinvolgimento dei cittadini. L'avvio di progetti anche sperimentali. Come anche per le linee di attività precedenti, i laboratori dei laboratori interistituzionali con l'amministrazione sono il luogo principale dal quale partire, perché i laboratori rappresentano dei punti di incontro con l'amministrazione dove raccogliamo le principali esperienze. Dove condividiamo le nostre proposte, dove raccogliamo appunto i feedback necessari per implementare e potenziare quindi la nostra attività regolatoria. Poi alla fine di questo processo, dopo appunto aver raccolto le buone pratiche, aver redatto delle linee guida sulle metodologie adottabili e anche sulla governance, necessaria, sono una governance necessaria all'interno dell'organizzazione per potenziare la partecipazione del cittadino al ciclo della performance, quindi valorizzare in termini di misurazione quella che è la dimensione dell'efficacia percepita, che ad oggi è poco valorizzata, quello di avviare poi dei progetti sperimentali di customer experience, sperimentali che dovranno in una fase iniziale, quella di mappare i servizi rivolti agli utenti che rappresentano, diciamo, più rilevanti, e quindi anche qui saranno individuati dei criteri selettivi in termini di rilevanza del servizio. Poi, di naturalmente, utilizzare
una volta mappati naturalmente i servizi, di mettere a disposizione poi dell'amministrazione di Digital Toolkit, ad esempio, proprio per realizzare la customer experience, e quindi poi sempre, come avevo detto all'inizio dell'intervento, sistematizzare le informazioni in una modalità che rende anche queste misurazioni le amministrazioni confrontabili in termini proprio di customer experience. Grazie. Aurelio, grazie mille. Guarda, c'era una domanda, sì, una domanda più che altro volevo soprattutto rigirarvi i ringraziamenti e le congratulazioni alle persone che ci hanno scritto in chat, magari non avete avuto modo di farlo mentre durante la vostra esposizione. Poi c'era una domanda sulla formazione online di Benedetto. Detto, sostanzialmente chiedeva: è possibile prevedere nell'ambito di questa attività o che voi sappiate già prevista della formazione online più o meno simile a quella che stiamo facendo adesso? Perché difficilmente è una cosa comune a molte persone che lavorano nella pubblica amministrazione, post patto di stabilità e tutto il resto, le spese per le trasferte diventano faticose e quindi la formazione online spesso è un'ottima alternativa per essere aggiornate sui contenuti. Non so se avete informazioni in questo senso. Certamente, sì. Sì, allora, Sì. la domanda appunto di Benedetto Palella, leggo benissimo. Sì, sicuramente ci sono, cioè è prevista questa modalità dell'e-learning, sicuramente è prevista, ma vedo che scrive che soltanto sono il 90% in presenza. Mi sembra strano perché noi abbiamo insistito anche sulla possibilità della formazione e-learning, che giustamente riteniamo essenziale proprio perché elimina spostamenti, spese, eccetera. Per quanto riguarda la domanda che viene fatta, cioè come mai Formex non risulta tra gli enti accreditati, vorrei far presente, appunto, parlavo all'inizio del portale della performance, dove c'è la parte dedicata alla formazione, perché gli iscritti, come appunto sapete, devono fare la formazione e avere almeno 40 crediti. Allora, volevo dire una cosa importante, che gli enti che forniscono la formazione vengono accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, d'accordo con noi, cioè in accordo d'intesa con il Dipartimento, così come prevede il DM del 2 dicembre 2016. Quindi probabilmente il Formez non avrà presentato alla SNA una richiesta, una proposta formativa. Volevo anche ricordare che gli enti possono continuamente sempre produrre e proporre alla SNA delle offerte formative che vengono poi valutate congiuntamente dalla SNA e dal Dipartimento. Quindi probabilmente perché il Formez non si è proposto. È stata Spero di essere chiarissima stata e abbastanza do chiara. conferma di quello che ci hai appena raccontato, nel senso non so se avete visto lo scambio di sguardi con Salvatore Maras che mi è qui di fronte che confermava appunto quello che dicevi, esatto, che il Formez non si è mai accreditato semplicemente perché non c'è mai stato questo passaggio. Alessandra, grazie mille Aurelio, io chiederei a Federico, perfetto, Federico è sul pezzissimo. Chiederei agli altri, perfetto, ti chiudo il mio microfono, ti lascio la parola, Federico. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io sono Federico Anghele di Riparte il Futuro. Per chi non la conoscesse, Riparte il Futuro è un'organizzazione che si occupa di anticorruzione e trasparenza. È nata come una comunità digitale promossa da Libera, è diventata poi un'organizzazione indipendente. E come organizzazione indipendente, Riparte il Futuro ha fatto parte fin da subito del terzo Action Plan dell'Open Government dell'OGP, dell'Open Government Partnership italiano, e fa parte appunto del forum dell'Open Government, di cui vi parlerò brevemente.
Vi parlerò di quello e poi vi racconterò nel dettaglio alcune delle azioni che anche Riparte il Futuro ha proposto assieme ad altre organizzazioni e che costituiscono appunto alcune delle azioni che dovrebbero poi andare a breve in consultazione pubblica, come prima anticipava Gianfranco, dovrebbe questa consultazione dovrebbe partire venerdì. Io ho preparato poche slide, ma cercherò poi di entrare in alcuni dettagli, ma soprattutto se ci sono delle domande sono a disposizione. Come vi dicevo, il forum è stato costituito, è nato, si è di fatto è formalmente costituito nel 2016, quindi istituito con il terzo action plan. Noi adesso siamo sul quarto action plan, quindi parlo del precedente action plan. Il forum di fatto rappresenta oltre 100 membri, almeno questi sono i membri iscritti, poi non tutti sono membri attivi, e di questi 100 membri ci sono sia organizzazioni della società civile più classiche, tradizionali, quindi parlo di associazioni come Riparte il Futuro, altre associazioni che hanno già partecipato ai webinar dei giorni scorsi, penso a Cittadinanza Attiva, ma altre organizzazioni note come Transparency International, organizzazioni appunto non governative, think tank, istituzioni accademiche e di ricerca, associazioni di categoria e associazioni datoriali, e poi vari gruppi di pressione. Ci si incontra periodicamente e ci siamo incontrati parallelamente quindi agli incontri che hanno realizzato le amministrazioni. Ci si incontra appunto parallelamente per definire le azioni, proprio perché la caratteristica più interessante dell'Open Government Partnership è quella di creare di fatto un contatto virtuoso tra organizzazioni della società civile, di permettere un incontro tra organizzazioni della società civile da una parte e amministrazioni. Quindi, parallelamente agli incontri che le amministrazioni portano avanti per definire appunto le azioni di trasparenza, di accountability, di partecipazione, che definiscono di fatto la colonna portante dell'Open Governance Partnership, anche le organizzazioni della società civile, quindi anche il forum, si riunisce e si riunisce proprio per definire le azioni. Diciamo che è un esempio virtuoso di co-creazione, in cui le azioni quindi possono essere tanto proposte dalla società civile quanto dalle amministrazioni. E senza dubbio la società civile ha un doppio ruolo, cioè quello sia di proposta, sia poi di monitoraggio, e passo appunto alla slide successiva. Quindi da una parte si avanzano proposte, ma questo diciamo che è anche un'occasione stimolante per realizzare delle collaborazioni, delle alleanze con altre organizzazioni della società civile. Perché faccio degli esempi concreti, parlerò tra poco di un tema che a Riparte il Futuro sta particolarmente a cuore, che è quello dei portatori di interessi, quindi dei registri, dell'accesso dei portatori di interesse alle amministrazioni. E in questo caso, proprio nel terzo action plan, negli incontri periodici, sia negli incontri che abbiamo fatto per quelli plenari per la stesura dell'action plan, e poi negli incontri periodici per ridefinire, per monitorare le azioni,
Abbiamo appunto incontrato altre organizzazioni che interessate a portare avanti le stesse azioni, con cui quindi abbiamo potuto interagire e creare delle, appunto, direi delle vere e proprie alleanze per portare avanti dei punti e per avere maggiore forza. Avere maggiore forza con chi? Avere maggiore forza proprio nel contatto con le pubbliche amministrazioni, perché poi di fatto le amministrazioni pubbliche sono quelle che devono applicare le azioni previste dal piano di azione, e quindi in realtà sono le amministrazioni che devono adottare queste azioni e con un pieno supporto da parte delle organizzazioni, pieno, dipende naturalmente dalle singole organizzazioni, dalle singole azioni, ma senza dubbio posso parlare per l'organizzazione che dirigo, c'è una piena disponibilità appunto a supportare le amministrazioni nelle azioni che poi devono portare avanti. Le organizzazioni che fanno parte del forum hanno anche la possibilità di fatto di monitorare e di valutare le azioni portate appunto avanti dall'Open Government Partnership. Esiste poi un meccanismo di valutazione indipendente che di fatto dipende direttamente da Washington, cioè dalla casa madre dell'Open Government Partnership, che fa appunto una valutazione delle varie azioni messe in campo nel piano, e questa valutazione viene anche fatta però tenendo conto delle indicazioni che arrivano dalle organizzazioni della società civile, che hanno quindi un ruolo davvero importante, direi un ruolo di watchdog, no? Per usare un termine internazionale, di cane da guardia, però purtroppo il termine cane da guardia non definisce esattamente il ruolo appunto di monitoraggio che le organizzazioni della società civile, i membri partecipanti del forum possono avere. Nel caso specifico, poi, partecipando al forum, si ha anche la possibilità di partecipare agli eventi di Open Government Partnership, che sono ovviamente degli eventi aperti a tutti, ma si ha, diciamo, un canale preferenziale di informazione, e si può anche partecipare, a me è capitato in più occasioni di partecipare agli eventi internazionali che riuniscono i membri dell'Open Government Partnership, sia a livello continentale e sia a livello globale, planetario. Mi soffermo su alcune delle azioni che saranno inserite all'interno del tavolo, che sono inserite all'interno di un tavolo sulla accountability e la partecipazione dell'Open Government Partnership, e in particolare mi soffermo, ho sentito che già ieri forse è stato fatto un accenno, ha parlato Fabio Teramo, alla regolamentazione dell'accesso dei portatori di interessi. Diciamo che do il mio punto di vista, cioè il punto di vista di un'organizzazione come Riparte il Futuro, che su questo tema, sulla regolamentazione del lobbying, anche appunto tramite azioni che non siano normative, sta portando avanti una battaglia significativa. Proprio ieri abbiamo presentato a Roma, nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, un report dedicato al tema di tecnologie, come le tecnologie civiche possono contribuire appunto ad aiutare una regolamentazione del lobby. Lasciando da parte gli aspetti normativi, e in questo caso appunto noi stessi facciamo pressione sul Parlamento affinché a Parlamento e Governo affinché normi l'attività di lobby in Italia, ci possono però essere tutta una serie di azioni importanti che le amministrazioni possono portare avanti e che alcune amministrazioni hanno già portato avanti nel corso del precedente action plan proprio per regolamentare l'accesso dei portatori di interessi.
L'idea complessiva, in una visione che definirei quindi olistica, è quella di rendere più aperta, inclusiva e trasparente la decisione pubblica. Come? Attraverso consultazioni degli stakeholders, permettendo quindi a una pluralità di soggetti, siano essi della società civile, siano essi attori sul mercato, ma concorrenti, di rappresentare i propri interessi, con quindi anche da parte delle amministrazioni una sorta di proattività nel segnalare che si intenda lavorare da un punto di vista della normazione su alcuni specifici temi. E quindi in questa maniera il vantaggio per il legislatore, per la pubblica amministrazione, è quello di avere non solo delle scelte, delle decisioni che a nostro avviso siano più efficaci perché rappresentano appunto una pluralità di interessi, ma anche delle decisioni che siano più informate, proprio perché tengano conto di una molteplicità di attori che sono interessati ad uno specifico tema. Un'altra delle cose che noi chiediamo è che riteniamo appunto che le amministrazioni comunque possano portare avanti. Ci sono dei casi, alcuni ministeri, parlo del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro che si è aggiunto di recente, nella precedente legislatura il Ministero della Pubblica Amministrazione aveva appunto anche aderito e aveva introdotto un registro a cui dovevano iscriversi i portatori di interessi per incontrare il ministro, i dirigenti, i vertici, diciamo, del ministero e i sottosegretari. Un'agenda degli incontri dei decisori pubblici, ci sono anche in questo caso alcune amministrazioni, sia a livello locale che a livello nazionale, che hanno appunto introdotto delle agende in cui si dà conto degli incontri con i portatori di interessi, e la legislative footprint e l'impatto della legislazione li metto insieme perché di fatto danno conto di come una norma di quali sono stati gli interessi, di quali sono gli attori che sono stati interpellati per arrivare ad una norma. E questo di fatto permette anche in anticipo di conoscere se si interpellano, se si interrogano più soggetti, permette in anticipo di arrivare appunto a capire quale può essere l'impatto di un provvedimento normativo. Questo tanto a livello nazionale quanto ovviamente a livello locale. Per quanto riguarda appunto il tavolo a cui facevo riferimento prima, mi soffermo ancora su due azioni che riguardano la prevenzione della corruzione, che sono il patto di integrità e l'open contracting partnership. Sono due azioni che in qualche modo si intersecano una con l'altra. I patti di integrità sono uno strumento che è stato introdotto già a partire dagli anni 90 da Transparency International, quindi un'organizzazione come la nostra, della società civile che si occupa di trasparenza e anticorruzione. E di fatto i patti di integrità sono una sorta di accordo che viene stilato tra tre soggetti, un partecipante a una gara d'appalto, un'amministrazione pubblica che appunto va in gara e un organismo indipendente che fa un'attività di monitoraggio. E all'interno di questi patti di integrità, di questo documento di fatto sottoscritto tra questi tre attori, appunto l'organismo di monitoraggio, l'organismo indipendente, mette anche in campo un'attività di ascolto e di monitoraggio da parte dei cittadini, in cui devono essere quindi forniti una serie di documenti. Intanto c'è un impegno a non, tra gli attori a non corrompere, quindi a non mettere in atto nessun tipo di comportamento corruttivo.
In secondo luogo, appunto, c'è la disponibilità, la piena disponibilità a fornire tutto il materiale necessario, appunto, a conoscere gli attori all'interno della gara, la documentazione necessaria, fornita appunto alla società civile e fornita ai cittadini. Quindi c'è anche un'attività di supporto ai cittadini affinché riconoscano, capiscano appunto che cosa significa non tanto, non solo un patto di integrità, ma come funzionano le gare d'appalto. Quindi è anche un meccanismo di attivazione appunto della società civile. Simile è l'Open Contracting Partnership, è un protocollo internazionale. E noi stiamo spingendo affinché questo protocollo internazionale anche in Italia venga diffuso, che ha appunto l'obiettivo non solo di fornire i dati sui contratti pubblici nella maniera più chiara, nel formato più aperto possibile, ma ancora di più vuole cercare appunto di stimolare un rapporto virtuoso tra cittadinanza, quindi che possa di fatto monitorare e amministrazioni. Proprio perché, e di questo noi siamo convinti, e mi avvio, anzi, concludo, che senza una cittadinanza che monitori, senza una cittadinanza che si appropria anche degli strumenti, senza ovviamente pensare che tutti i cittadini improvvisamente si debbano mettere a fare i cani da guardia, ma senza una cittadinanza che di fatto appunto si appropri degli strumenti, non potremo avere una seria lotta alla corruzione. Quindi la prima cosa da fare è una formazione culturale e contribuire appunto a far sì che i cittadini abbiano gli strumenti per potersi attivare. Se non ci sono domande, io ho concluso e vi ringrazio. Grazie a te Federico, era assolutamente necessario soprattutto la tua introduzione rispetto al ruolo dell'Open Government Forum. C'è un tuo passaggio che mi è piaciuto un sacco, hai detto che è un esempio virtuoso di co-creazione il rapporto tra associazioni e pubblica amministrazione nell'ambito di queste iniziative, mi sembra il modo migliore per rappresentarlo, soprattutto mi sembrava che certamente Isabella Mori ne ha accennato nel primo di questi quattro webinar, però era giusto rimarcarlo perché comunque, ripeto, come dicevo nell'introduzione, è probabilmente una delle parti più interessanti della metodologia di Open Government Partnership. In chat, mentre raccontavi l'Open Contracting, ho lasciato un po' di link, soprattutto quello internazionale e la localizzazione in italiano che è sempre disponibile sul sito. Detto questo, io credo che ci potremmo avviare verso la conclusione. Abbiamo sforato di qualche minuto, però mi sembra che tutto sommato voi siete rimasti in aula. Eravate quasi 300 oggi partecipanti. Provo a ripescare le mie slide. E niente, io volevo semplicemente darvi appuntamento a domani mattina con il webinar Il piano d'azione GP Cittadinanza e competenze digitali. Ricordarvi che sulla pagina che vi ho girato più e più volte in chat ci trovate tutte le slide dei nostri relatori e tra poco, insomma, a breve anche la registrazione del webinar. Grazie un sacco Federico, grazie Aurelio, grazie Alessandra, grazie Salvatore che stai qui di fronte a me e ancora un grazie ai nostri partecipanti per tutto quanto, per la fedeltà, per il numero e niente, ci vediamo domani se vi va. Buona giornata a tutti.